Ed eccoci per la cucina dei VIPs, con Lucia Elena Ribeiro. Ciao Lucia! Ciao, oggi farò vedere una ricetta proprio brasiliana che sarebbe la bandiera del Brasile, Wow! che addirittura a Rio de Janeiro, qualunque persona vada a Rio de Janeiro, vai a visitare il pão de queijo, la fabbrica proprio che fa il pão de queijo, che sarebbe o pane con formaggio, la bandiera proprio del Brasile. Che spettacolo! Sai che ho un ricordo, Lucia, legato al pão de queijo. Stavo viaggiando in autobus dal Minas Gerais verso Rio ed era notte, proprio notte fonda perché era un viaggio notturno. A un certo punto l'autobus si ferma in autostrada in quello che è l'autogrill brasiliano e avevano un vassoio di pão de queijo appena sfornati. Una delle esperienze più catartiche della mia vita. Buonissimo. Raccontaci come si fa il pão de queijo, Lucia. Allora, esiste due tipi di farina. Io ho preso la farina per cominciare più lavorata, nel senso questa qua è più facile da fare. Dove si trova, Si Lucia? trova nei negozi che vende prodotto latino, asiatici, c'è dappertutto, in Svizzera, in Italia lo trovi. E allora vende questo invece pão de queijo, sarebbe questo prodotto qua è più lavorato, nel senso che se io prendo l'altra farina proprio naturale, io devo stare impastare per 2 ore e perdo tanto tempo. Io non ho tanto tempo perché sono sempre impegnata con i lavori, invece questo sono praticamente 250 grammi, lo apro e metto dentro così. Ok, quindi cominciamo a mettere la farina apposta, che è quella già prelavorata. Sì, perché è buona uguale, però l'altra differenza dall'altra è che ci mette tanto tanto tempo, almeno 3 ore, 3 ore, io non ce l'ho di tempo perché sono sempre da fare, da farata. Allora, io ho messo la farina qua dentro, 250 grammi, metto un uovo dentro, non ho bisogno di sale perché usando il formaggio io uso questo grano in padana. Però Sì. puoi usare anche formaggio gabanini, grattugiato fresco, puoi mettere tutto tipo di formaggio a vostro piacimento, ok? Io metto di meno perché mi piace meno il formaggio, ma molte persone mettono di più perché piace il gusto proprio del formaggio intenso. Io Ok. metto un pochino perché non mi piace tanto, come ho detto. E poi ho messo almeno 2 cucchiaio grandi di formaggio grattugiato, ma se volete puoi mettere anche 3, 4, non cambia. Lo impasto. Poi ho messo 40 ml di acqua normale, temperatura ambiente. Lo metto dentro e comincio con le mani, ovviamente, a fare l'impasto. Wow. Amalgamare, devo amalgamare, fino a che diventa omogeneo e non si stacca proprio dalla padella. Allora continuo. Ok, allora riepilogando, finora hai messo la farina apposta, quella che ci hai fatto vedere, 250 150 grammi, grammi. e dopodiché hai messo un uovo intero, albume e tuorlo Sì. insieme, poi hai messo mezzo bicchiere d'acqua a temperatura ambiente, giusto? Sì. Guarda adesso, sta diventando, mi sa che mi serve più acqua, infatti arriva a 50. Sì. Ok, Adesso vedo, però prima faccio l'impasto, ok? non deve essere molto morbido, deve essere un pochino duro questo impasto, un po' No, bello. deve essere, adesso farò vedere, deve essere omogeneo. Adesso provo a fare così. Sto Ok. facendo perché guarda che devi fare proprio l'impasto. E questo è quello più, è l'impasto più facile da fare, però quello più difficile, come ho detto, devi impastare quasi per un'ora. E deve riposare praticamente 3 ore. Adesso sappiamo perché le donne brasiliane hanno dei bicipiti pazzeschi perché impastano. Vedi, già stai staccando, vedi, è già diventata una palla Che unita, però meraviglia. vado a prendere un po' di acqua ancora perché Sì? serve un pochino d'acqua. Allora, quella farina lì Allora, apposita. tutto sono 50 ml di acqua. Sì, Acqua, farina, uovo e formaggio. E il formaggio lo possiamo perché scegliere? il formaggio già ce l'ha il sale di suo, capito? Certo. E deve essere sapore proprio di formaggio, non di sale. Allora, sto facendo l'impasto. Io te l'ho detto che questo impasto è a quello più tranquillo, ma mica tanto. Si deve lavorare sempre. Vede, sta diventando una palla, però ancora devo fare come impasto del pane della pizza, devi fare lo Ok. stesso tipo di impasto. Ok. E ti posso dire che sono già sudata. È la prima volta che faccio l'impasto a casa perché di solito faccio sempre in un panificio perché lì c'ho Wow. tutti gli strumenti. Ecco, allora la palla, Sì. vedi, è diventata così Sì. omogeneo.
puoi fare anche così, come la pizza, da fa diventare più. Allora, è diventato una palla, tipo un panetto di pizza. Sì. Deve andare a prendere così in piccolo. Potete fare grande, medio, come piacete. A me piace piccolo perché così sono in dieta e mangio di meno. Okay. Allora, faccio una palla così in piccola, vedi? E metto in un piatto a riposare per 10 minuti, poi metto a forno a 180-10 minuti. Il forno è scaldato però. 10 minuti soltanto di cottura, Lucia? Sì, perché la cottura del mio forno è sopra e sotto, ok? E allora cuoce in 10 minuti. Invece quello che hanno la temperatura, il forno che è solo sopra, perché molto il forno qua in Italia è così, allora deve girare un po' di queso 10 minuti da una parte e 10 da un'altra. Certo. Già che il mio forno è sotto sopra, la cottura viene in 10 minuti. Fantastico, quindi dimezzi praticamente la tempistica per preparare. Per caso ne hai fatti di pronti da farci vedere? Per caso? No, per caso no, perché il pan di queso va mangiato caldo. Ah, ecco. Perché è più buono. Non è che è brutto freddo, però tutti preferiscono mangiare caldo. Certo, e immagino poi con questo formaggio che esala il suo profumo, che spettacolo! La unica cosa che ho di pronto, ti faccio vedere, sì, che ancora devo sfornare, è la torta vegana di Oliver.